Siamo per la proprietà popolare della moneta. Oggi la moneta nasce di proprietà della banca che la emette prestandola ai cittadini. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini e che sia accreditata ad ognuno come reddito di cittadinanza. Amici telespettatori, vi saluto cordialmente. Questa sera prenderemo lo spunto dal caso Berlusconi per dimostrare l'assoluta necessità di una riforma radicale di tutto il sistema attinente alla sovranità monetaria. E naturalmente per introdurre questo discorso vediamo un momento di chiarire un argomento di primaria importanza. Vedete, quando si è passati dalla moneta d'oro alla moneta nominale, il cambiamento non è stato solamente un fatto attinente alla struttura merceologica del simbolo monetario, ma è stato un cambiamento di natura politica e di natura giuridica. Perché dico politica? Perché prima, quando la moneta era d'oro, la sovranità monetaria era della sovranità politica. Con l'avvento della moneta nominale si è avuta la separazione della sovranità monetaria dalla sovranità politica. Perché? Perché quando la banca centrale emette moneta, la emette solo prestandola anche allo Stato. Questo è un concetto fondamentale. Per cui, quando noi abbiamo capito che il politico, per avere i mezzi finanziari necessari a svolgere l'attività politica, deve indebitarsi verso il banchiere, è chiaro che noi vediamo che si ha una subordinazione gravissima, sicché che cosa è avvenuto? Che con l'avvento della moneta nominale noi abbiamo visto che la sovranità politica ha perso la sovranità monetaria e quindi ha dovuto utilizzare fondi destinati normalmente a scopi diversi da quelli dell'attività politica. Ecco la ragione per cui questi fondi con scopi diversi da quelli utilizzati dal politico si chiamano fondi neri. Il fondo nero è una conseguenza del fatto che la sovranità politica ha perso la sovranità monetaria, per cui è stata costretta a utilizzare mezzi monetari che normalmente avevano altre destinazioni. Che cosa è avvenuto allora? Che nel momento stesso in cui il politico per fare politica deve ricorrere ai fondi neri è messo nella condizione di essere ricattato da chi controlla il sistema monetario. Guardate, questa è una regola fondamentale, è una regola fondamentale che è iniziata con la moneta nominale. Naturalmente oggi si è avuto una maggiore accentuazione del fenomeno perché il sistema della moneta nominale è ormai un sistema di dimensioni mondiali. In tutto il mondo la sovranità politica ha perso la sovranità monetaria. E allora che cosa avviene? Che siccome tutti i politici sono costretti a usare fondi neri per fare politica, perché la politica costa, ogni attività politica ha un costo di impiegati, di uffici, di telefoni, di televisione, di comizi, di giornali e così via, naturalmente questo costo loro lo devono affrontare con fondi neri. Ecco allora che tutti i politici sono ricattabili nel momento stesso in cui per fare politica usano fondi neri. Che cosa significa questo? Vedete, una volta che ogni politico diventa ricattabile, qual è poi quel politico che viene effettivamente ricattato? Quello che, siccome aumenta il suo prestigio, la sua forza politica, la sua posizione personale, è immesso in condizioni, si mette in condizione di dare fastidio ai padroni del sistema. Ecco che allora quella persona deve essere eliminata e allora viene attaccata dai mass media, dai televisioni, dalla banca, tanto che da tutto il sistema dei mass media, tanto che Craxi usa una frase molto importante e molto incisiva, ha detto: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Naturalmente questa è una frase che trova un fondamento di verità, di ragionevolezza, quando si capisce che con l'avvento della moneta nominale tutti i politici hanno dovuto usare fondi neri per fare politica. Questo che significa quindi? Che
quando noi vediamo che Berlusconi è tartassato dai tribunali, il problema non è quello di andare a vedere se la prova è stata fornita o non è stata fornita, il problema è di dettaglio quando si limita a questo aspetto, il problema è ben più importante, perché ormai Tangentopoli è diventato un fatto pronto. Sì, sì. Sì. Dunque, guardi, le dico una cosa, grazie della domanda. Dunque, ha detto, avete sentito il telespettatore che mi ha telefonato, ha detto, ma qua anche con la moneta proprietà di popolo che cosa succede? No, perché quando la moneta è proprietà di popolo noi abbiamo già fatto il progetto. Il progetto della moneta proprietà di popolo significa che una volta dichiarata la moneta di proprietà di popolo, la prima cosa che bisogna fare è riformare il sistema fiscale. Riformare il sistema fiscale vuol dire che tutte le spese necessarie all'esercizio delle attività statali, alle attività politiche, alle attività attinenti alla funzione legislativa, devono rientrare nelle previsioni dell'onere fiscale, del piano fiscale. Allora che avviene? Che lo Stato trattiene in partenza quello che gli serve, in di più il resto poi dà ai cittadini la quota di reddito del capitale amministrato prodotto dall'emissione monetaria. Naturalmente questo fatto è un fatto di enorme importanza. Perché? Perché quando noi abbiamo capito che il fenomeno di Tangentopoli non è solamente un fenomeno che si limita ad alcune persone, ma è un fenomeno che attiene al sistema, è il sistema che è malato, perché quando con la moneta nominale la sovranità politica ha perso la sovranità monetaria, il politico è diventato il cameriere del banchiere. Prova quello che abbiamo detto: quando io ho usato fondi neri sono nella condizione di essere ricattato, e quando io sono come politico nelle condizioni di essere ricattato, io sono succube di chi ha in mano l'arma del ricatto. Arrivato a questo punto, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una cosa ben più importante della storia, perché abbiamo detto a tutti i cittadini: noi abbiamo un'arma importante, quello di rivendicare la proprietà della moneta a favore della collettività nazionale, cioè a favore dei cittadini. Quando questo si afferma ed è la moneta di proprietà di popolo, io comincio a dire che tolgo la proprietà della moneta ai vertici delle banche centrali, cioè alle alte logge massoniche, che sono i veri padroni anche del sistema politico, perché l'argent fait la guerre, chi ha in mano i soldi comanda. Chi comanda non è il pifferaio, chi sceglie la musica è chi paga il pifferaio, lo diceva Griglienko. Qui noi abbiamo che i mass media sono i pifferai sono i giornali, sono la televisione, sono i mass media, sono l'internet, sono tutto questo sistema di messaggio dell'opinione pubblica, che naturalmente ha un costo. Naturalmente quando noi diciamo che questa mass media sta in mano a chi paga, cioè a chi ha i soldi, che i soldi decide, vuole distruggere una persona, si affida ai mass media il messaggio di distruggere una persona, e i mass media distruggono quella persona, perché si comincia a dire che bisogna condannarla a due anni e quattro mesi, insomma, come hanno fatto con Berlusconi. Il problema non è quello di Berlusconi, il problema è ben più ampio. Il problema è quello di affermare il principio che una volta dichiarata la moneta di proprietà dei cittadini, il potere politico deve disporre ragionevolmente dei mezzi necessari per fare attività politica, perché l'attività politica è il presupposto dell'attività legislativa.